Castiglione Fibocchi per un giorno è ritornata al 1502, quando avvenne quella che viene chiamata la sollevazione di Arezzo e la battaglia di Castiglione Fibocchi, riemersa dalle ricerche di Ernesto Ferrini, un evento storico significativo rievocato nel giorno della festa della Madonna del Rosario. Ho avuto questa idea perché mi fu data diversi anni fa al Ponte Muriano dal professor Starnazzi, che mi parlò per primo di questa battaglia di Castiglione Fibocchi avvenuta nel 1502 e che probabilmente l'ha vista anche Leonardo. Perché? Perché lui era qua in quel periodo al seguito di Vitellozzo, capitano di Ventura al soldo di Cesare Borgia, e che comandava le truppe, lui che veniva dalla città di Castello, le truppe dei ribelli aretini contro l'esercito fiorentino. E siccome l'unica battaglia che fu combattuta in questo frangente, nella ribellione di Arezzo del 1502, fu proprio qui a Castiglione Fibocchi ed erano coinvolti i più grandi personaggi della storia del Rinascimento, dai Medici al Papa Alessandro VI, da Leone, i Medici ebbero il Papa, Leone X, che era proprio qui ad Arezzo e forse anche a Castiglione Fibocchi, e poi Luigi XII, che era il re di Francia. Quindi erano coinvolti le più grandi casate e i più grandi in quel momento capitani di ventura che all'inizio del Rinascimento, nel 1502, erano presenti in questa battaglia. Quindi secondo me un episodio storico dimenticato che vale la pena ricordarlo proprio per questa importanza che ha avuto. Perché? Perché c'è stato un'evoluzione nella tattica militare, perché qui a Castiglione Fibocchi il Vitellozzo sperimenta un nuovo tipo di combattimento che rimarrà in auge fino alle guerre di trincea del Novecento, fino alla guerra del 15-18. Addirittura fu applicata questa tecnica anche nella battaglia di Waterloo dal duca di Wellington, che risultò poi vincitore su Napoleone.